Oggi è il 6 di gennaio e il karma di oggi è un karma 5 che è re della comunicazione. Considerato che il 6 di gennaio è il giorno della Befana, è il giorno migliore per parlare di un codice, che è questo codice che molte persone sanno ma non sanno di che cosa si tratta, o meglio, questo codice 666. In questo video ti spiego che cosa veramente significa a livello di concetto, a livello concettuale. Allora, innanzitutto devi partire da un principio, l'universo. L'universo dialoga, quando il 3, il 6 e il 9 si uniscono tra di loro, l'universo crea. Nikola Tesla. Quando Giove, quando Venere e quando Marte si uniscono, l'universo crea. L'universo crea, lo puoi anche capire perché è uguale a una preghiera. Guarda questo disegno che ti faccio vedere. Questo è l'ennagono, ok? E nel nostro sistema solare in questo caso, per quello che riguarda i pianeti, gli antichi avevano attribuito 9 numeri come 9 codici. Quindi quando il 3, quando il 6 e quando il 9 si uniscono tra di loro, l'universo crea. Quindi una linea retta, qui c'è lo 0, qui c'è il 3, qui c'è il 6. E assomiglia allo stemma della Mercedes-Benz. Pertanto, quando il 3, il 6 e il 9 si uniscono tra di loro, l'universo è nella creazione. Ok? Come un altro concetto, che nell'universo poi esistono sia i numeri creatori, quindi del nome del Padre, del nome del Figlio e del nome dello Spirito Santo. Tutte quante queste frequenze formano il numero 18. Ok? 3, 6, 9, 18. Poi ci sono i numeri lavoratori. I numeri lavoratori sono i numeri operai dell'universo. E i numeri lavoratori sono 1 più 1, 2, 2 più 2, 4, 4 più 4, 8. 8 più 8, 16, 7, 16 più 16, 32, 5, 32 più 32, 64, 1, e nei numeri lavoratori ti esce il simbolo della Volkswagen. La Volkswagen, dove in questo caso Adolf Hitler ha dato questa macchina per mezzo di Ferdinand Porsche, il KDF Wagen, che poi nel 1961 è stato chiamato il Maggiolino, è stato chiamato per il simbolo, con il simbolo della Volkswagen. Allora, che cos'è in realtà pertanto questo codice? Questo riguarda i numeri lavoratori, quindi l'universo come lavora. Questi invece sono i numeri della creazione. Secondo invece il linguaggio, ok, se noi guardiamo qui l'alfabeto della numerologia antica con tutti i codici, andiamo a vedere in che numero si posiziona il numero 6. Il numero 6 si posiziona sulla lettera U, V e W. Allora, se io dico www, uguale 666. Allora, quando noi siamo in internet, siamo già in una rete nefasta. Per quale motivo? Perché non esiste il virtuale, non esiste, perché in realtà non si tocca. Noi siamo venuti in questo pianeta per avere un rapporto, per avere un rapporto cinestesico, per toccare, per annusare, per amare, per fare l'amore, comunque sia per avere un contatto fisico. E il 666 questo lo vieta. Ma che cos'è in realtà questo codice 666? Te lo dimostro in un modo molto semplice. Allora, il 369 è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è donna. Ok? Ma se io dico 666, in realtà qui c'è il 9 e qui c'è il 6. Se io dico 666 vuol dire 6, 6, 6. Non c'è spazio per il 9 e non c'è spazio per il 3. In realtà che cos'è? È un universo solo per la donna. È un universo solo per la donna. Quindi in questo universo l'uomo come padre e come figlio non serve a niente. Pertanto l'energia negativa vuole che ci siano solamente donne e solamente poi un uomo che le comanda, che le direziona. Pertanto che cosa si vuole dire? È una cosa molto semplice. Facciamo due riferimenti. Il primo, le donne vanno in guerra, uccidono. È ammissibile che la donna è venuta al mondo per mettere alla luce suo figlio e oggi va in guerra? Bene. La donna fa il militare, la donna fa la calciatrice, la donna fa la boxe, la donna fa qualsiasi cosa, fa tutti i lavori anche maschili. Piano piano si sta facendo capire che l'uomo non serve più a niente. E il suo figlio nemmeno. Questo sono fondamentalmente un atto che non è
è un, come un atto psicomagico che lavora proprio sull'inconscio e sul subinconscio dell'uomo, perché non c'è spazio per nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, invece c'è solamente una donna. Allora qualcuno dice, ma guarda, questo uomo involuto fa lo spazio ancora tra l'energia maschile e femminile. Certo, perché se fossero così, Dio li avrebbero fatti uguali. Invece Dio ha fatto l'uomo, Marte, e la donna, Venere 6, e il figlio 3, Giove, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando una persona invece dice questo 666, in realtà si vuole arrivare alla creazione, ma senza il Padre e senza il Figlio, pertanto ci saranno solamente dei surrogati. Tanto che le donne oggi vanno a Malta, vogliono avere un figlio, con il colore degli occhi, con i capelli rossi, come lo desiderano loro. Questo, secondo voi, è un atto dovuto o no? Un bambino nasce dall'amore di un uomo o di una donna o nasce dal bisogno di una donna per la mancanza di amore e di riconoscimento di se stessa? Allora io dico che la conoscenza è estremamente semplice e chiara. Quando noi pertanto diciamo 666, in realtà stiamo evocando la donna, la donna, la donna, con un uomo che la comanda, punto. Gli altri uomini non contano niente. E gli uomini di questa società che cosa contano? Secondo te che cosa contano? Secondo me è un cavolo, perché l'uomo oggi è senza palle, è senza coglioni e non conta niente. E se tu guardi anche negli Stati europei, chi è che stanno comandando adesso? La donna, le donne, le donne, le donne, le donne, le donne. Stanno prendendo potere anche lì. Poi prenderanno il potere da un'altra parte. In realtà l'uomo non conta più un cazzo. Ok? Di chi è questa? Di chi è la colpa? Ma la colpa, partiamo da Adamo ed Eva. Da chi è che la donna è stata in un certo qual modo messa in inganno? Sempre dal 666. E la donna, a distanza di tantissimo tempo, continua a farlo. Io reputo che la donna dovrebbe svegliarsi fuori, dovrebbe fare 1, 2, 10 passi indietro e dovrebbe curarsi di suo figlio. Tanto che oggi gli uomini che nascono sono tutti malatici, stanno tutti male. Perché una donna in gravidanza si porta a una gravidanza isterica, stressata, dove fa 58 lavori e dove non è in grado di gestire quello che è una vera gravidanza di una mamma. 2 anni prima di nascere un bambino dovrebbe stare tranquillo, esattamente 18 mesi, guarda caso, quando il 3, 6, 9 è 18, per i primi 18 mesi, altri 18 mesi, tempo di processo biologico 36 mesi, ma questo le donne non lo sanno. Andate a vedervi i bambini negli ultimi 50 anni, quanti malanni e malattie stanno avendo, fate una conclusione e così via. Chi non è d'accordo su questo video, lo capisco, in una prossima vita magari lo sarai. Questo è un video molto chiaro, parla di conoscenza, parla di sapere, ma soprattutto non è opinabile. Dico semplicemente una cosa, la frequenza Jesus, la frequenza Papa. Guardiamo la frequenza Jesus, 15363, 8181. La frequenza Jesus è la frequenza 18, la frequenza Papa è la frequenza 18. Dove c'è 18 c'è sempre la creazione, ok? E anche Papa Ratzinger se n'è andato dopo 9 anni, 18 mesi, dopo 9 anni, 9 mesi e 18 giorni. Anche se si narra che non se non sia andato il 31, ma il 24 di dicembre. Ma la Chiesa, siccome che conosce queste cose, allora giustamente deve mettere o lasciare per iscritto che Papa Ratzinger se n'è andato in un giorno di creazione del Signore e pertanto di Gesù. Questo è un grandissimo atto d'amore. In ogni caso, quello che io voglio dire con questo video è di sensibilizzare le donne e di dire, ma sei veramente sicura di andare in guerra? Ma sei veramente sicura di fare militare? Ma dimmi una cosa, ma tuo figlio non conta veramente un cazzo? Perché l'uomo, oggigiorno, parliamoci chiaro, che cosa conta l'uomo? Per guardare la Champions League, per tifare Ronaldo e per fare il ruto libero quando guarda? Guardiamo gli uomini dove sono, non sono presenti. Guardiamo i papà, non sono presenti. Non mantengono più nemmeno i figli, sono veramente allo sfascio. Quindi il più grande problema oggi non è il Covid, la pandemia. Sì, tutto vero, che poi ci sono tantissimi codici anche lì che ci sarebbe veramente tantissimo da dire. Il più grande problema oggi è che l'uomo non esiste più su questo pianeta Terra perché è stato messo da parte in tutto e per tutto tra questa finta dolcezza, questo finto buonismo. Allora, secondo il mio punto di vista, l'uomo deve tornare ad abitare sul pianeta Terra, fare in modo che la donna diventi una dea, che diventi una regina, che diventi la regina del 3, 6 e 9, nel modo più assoluto la regina creatrice, la regina dello Spirito Santo. E a quel punto, forse, in questo mondo tornerà ad abitare la luce. Fino a quel punto, invece, che cosa posso dire? Che in questo mondo, in questo momento, è in mano il maligno. Ed è talmente precisa la cosa che parliamo di matematica.
Quindi la matematica, come si suol dire, non è un'opinione. Seguimi su YouTube, metti un commento, metti il tuo link, metti il tuo pensiero, ma soprattutto, cara donna, riconquista la tua femminilità, perché oggi le donne non sono donne, ma sono mezzi uomini. Siete un po' degli ibridi, ok? E quindi questo poi, col passare del tempo, ne va anche a beneficio a livello sessuale, a livello inconscio, a livello sottile, e si vuole arrivare ad un obiettivo, che non esiste più il sesso tra uomo e donna, ma esiste una cosa ibrida, che è unica. Questa, secondo voi, è un piano di Dio o è un piano nefasto? Ok? Comunque, buona giornata, buona Befana, e in un giorno di comunicazione, perché oggi è il giorno 5 di Karma, ti mando questo messaggio molto bello, molto forte, ma soprattutto ricchissimo di spiritualità, e ricordiamoci, la preghiera. Buona giornata. Ciao.